Buongiorno e benvenuti a questa sessione dal titolo Power Platform for Teams, Welcome to Project Oakdale. Prima di partire per questa prima sessione della vostra giornata, ringraziamo tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo evento e che poi vi danno la possibilità anche di vincere dei fantastici premi nella lotteria finale. Chi sono? Sono Marco Rocca, sono un customer engineer che lavora all'interno del dominio Modern Workplace in Microsoft Italia. Sono di base a Milano. Ho iniziato a lavorare con SharePoint a partire dall'anno 2000-2008, principalmente come sviluppatore, e mi sono poi, diciamo, poi ho espanso le mie conoscenze nel mondo dell'infrastruttura e di tutto quello che diciamo così è il mondo anche della configurazione di SharePoint. Quindi ho seguito tutte le evoluzioni di SharePoint a partire dalla versione 2007 fino ad oggi alla 2019. Ma nel frattempo mi sono sempre più spostato nel mondo Office e Microsoft 365. E in particolar modo mi sono focalizzato su quella che è la Power Platform. Quindi seguo diversi clienti relativamente al mondo Power Up, Power Automate, Power Virtual Agent. Sulla destra trovate i miei contatti. Potete quindi, diciamo così, anche al di fuori di questo evento, scrivermi una mail, oppure contattarmi sui social in LinkedIn e Twitter. Quindi, per qualunque cosa, non esitate a contattarmi, domande, curiosità per tutto quello che è il mondo della Power Platform. L'agenda della sessione è molto, molto semplice. Facciamo un escurso su quello che potrebbe essere oggi un nuovo mondo di lavorare. E quindi andremo ad introdurre quello che è il nuovo modello di sviluppo, diciamo così, delle applicazioni di integrazione che Microsoft ha reso disponibile, che è Project Oakdale. Una parte della sessione verterà su quelli che sono anche oggi gli oggetti che io posso utilizzare dentro Teams per sviluppare, diciamo così, delle power-up, e poi avremo gli ultimi minuti in cui potremo fare una sessione di Q&A. Allora, immaginiamoci un nuovo mondo. Oggi, quali sono le condizioni? Come lavorano le persone? Vediamo molto spesso che, nonostante tutta la situazione contingente anche a livello mondiale, ancora per molte persone è difficile lavorare in modo connesso, quindi lavorano in modo disconnesso, utilizzando, diciamo così, dei tool vecchi, magari avendo ancora bisogno di VPN per accedere a tutti quelli che sono i dati aziendali. Quindi lavorano anche in modo molto frammentato, perché tutte queste applicazioni, diciamo così, legacy che la maggior parte delle aziende ha ancora in casa, queste applicazioni non si parlano tra loro, e quindi è complicato, diciamo così, avere, diciamo così, per l'utente un unico punto di accesso dove poter con un unico punto d'accesso dove poter, diciamo, avere tutti i dati, tutte le applicazioni che gli servono durante la sua giornata lavorativa. E molto spesso ci sono dei grossi problemi di security, quindi accessi VPN, grant ad esempio su database, che devono essere lasciati in modo di lavorare in questo modo, diciamo così, disconnesso. Per cui abbiamo, diciamo così, una situazione che oggi è ancora complicata per quello che è il mondo delle applicazioni all'interno delle aziende. Oggi però stiamo andando verso un mondo dove all'interno di ogni piattaforma sarà possibile, diciamo, integrare tutti quelli che sono le proprie applicazioni, comunicare e collaborare attraverso, diciamo così, delle chat, delle telefonate, organizzando meeting.
Oggi, diciamo così, tutto questo è possibile averlo all'interno di un singolo hub che è Microsoft Teams. Ora, molti di voi oggi conoscono Microsoft Teams soprattutto per la parte di chat, di call, di meeting, magari per la condivisione di file, però Microsoft Teams ha la fortuna di essere molto altro e questo molto altro va incontro a quelle che sono le esigenze oggi della maggior parte dei clienti. La recente pandemia del Covid ha fatto sì che siamo stati obbligati praticamente a iniziare, diciamo così, a lavorare tutti quanti da casa. Quindi ci serve un nuovo modo completamente diverso di lavorare, molto, molto più rapido, molto più snello, che ci consenta di poter accedere da qualunque location ai nostri dati, alle nostre applicazioni. Questo richiede anche un processo, diciamo così, di gestione delle applicazioni, di creazione delle nuove applicazioni molto, molto più snello. È un qualcosa che comunque era già in essere prima della recente pandemia, dove c'era proprio l'esigenza di sviluppare applicazioni non nel vecchio modo, dove venivano fatti tutta una serie di, diciamo così, di studi, di documentazione, poi dovevo passare all'IT, tutta la documentazione, l'IT implementava l'applicazione, a quel punto me la rendeva disponibile. Ci siamo accorti che questo processo ormai è diventato molto pesante. Quindi si è voluto introdurre, diciamo così, una delle sfide è quella di introdurre all'interno dell'azienda un processo di creazione delle applicazioni molto più agile. E l'altro punto importante è il fatto di poter dare anche a chi non ha degli skill tecnici la possibilità di creare applicazioni in modo da poter risolvere quelli che sono i problemi, diciamo così, quotidiani, del tipo mi arriva una mail, devo scatenare un processo, oppure voglio estrarmi tutta una serie di report in modo schedulato. Ecco, poter dare a tutte queste figure non tecniche la possibilità di gestirsi in autonomia tutti questi task. E per finire, forse uno degli aspetti che comunque storicamente è sempre stato più all'attenzione delle aziende è quello di avere un processo, diciamo così, di sviluppo delle applicazioni che riduca i costi. E questo nuovo modo, basato anche su persone che non hanno skill tecnici, basato su questa agilità, ovviamente riduce notevolmente anche i costi di realizzazione delle applicazioni. Quindi, noi cosa abbiamo oggi? Abbiamo che all'interno di Microsoft Teams abbiamo ormai tanti tanti utenti che usano Teams per chattare, per collaborare, per effettuare chiamate, per organizzare meeting. E d'altro canto, sull'altro lato, abbiamo che la Power Platform ormai sta prendendo sempre più piede all'interno delle aziende. Quindi abbiamo già tante tante applicazioni che sono già state realizzate, sono utilizzate. Quello che manca, e questa slide ve lo raffigura, è un qualcosa che praticamente integrasse i due mondi, quindi il mondo Microsoft Teams con tutta appunto la sua parte di chat, collaboration, meeting e il mondo delle applicazioni che oggi, diciamo così, viveva abbastanza isolato a parte. Per questo oggi si dice che, diciamo così, con questa integrazione si vuole fare in modo che Microsoft Teams diventi veramente una piattaforma completa di tutte quelle che sono le applicazioni e tutti quelli che sono i flussi di business. Infatti oggi in Microsoft Teams io ho la possibilità già di integrare tutte quelle che sono le mie app produttive, quindi lo SharePoint, PowerPoint, Yammer, Excel e così via, Stream, quindi no, e poi non solo
elementi di Microsoft 365, ma anche elementi di terze parti. Abbiamo poi la Power Platform, quindi i Power Automate, le applicazioni, da non dimenticare ovviamente la Power BI, e poi oggi in Teams posso anche, diciamo così, sviluppare qualcosa. Quindi, come vedete, abbiamo un mondo molto eterogeneo a livello di Teams come piattaforma applicativa. Quello che si vuole fare in modo è che comunque questa integrazione sia sempre più spinta e possa essere vista come un unico mondo. Per cui, che cosa è stato necessario? È stato necessario pensare, a una piattaforma completamente diversa. È una piattaforma che sfruttasse sempre i principi del low code, quindi dei principi in cui, come dicevamo all'inizio, anche persone che non hanno degli skill tecnici molto profondi possano comunque andare a disegnare delle applicazioni. Per fare questo, siccome la maggior parte degli utenti oggi è abituata a lavorare in Teams, questa piattaforma dovrà essere, diciamo così, integrata direttamente dentro Teams, non la necessità sempre di uscire da Teams e poi prendere l'applicazione e spostarla dentro. Deve essere un qualcosa che già fosse. Ci vorrebbe qualcosa che già fosse, diciamo così, presente all'interno proprio di Teams stesso. Una piattaforma che sia già connessa con il back-end, quindi non la necessità di avere e utilizzare altri connettori, disegnare altri connettori, ma una piattaforma che mi consentisse subito di accedere ai dati di back-end. E magari una piattaforma che mi mettesse a disposizione tutta una serie, diciamo così, di template che possono aiutarmi nel disegnare quelle che sono le applicazioni maggiormente standard, quindi tipo l'issue tracker, l'asset management, cioè tutte quelle applicazioni che ormai sono, diciamo così, cross e di cui tutte le aziende hanno necessità. Il secondo, diciamo così, pillar principale è quello del deploy, cioè non ho bisogno in questo momento di una piattaforma dove per fare un deployment devo impiegare delle giornate, devo fermare dei sistemi. No, in questo momento, siccome tutti i processi si stanno velocizzando, è necessario poter avere una piattaforma che, ad esempio, con solo qualche clic mi consente di deployare la mia soluzione per il numero di utenti che io desidero. E oltre a questo, una piattaforma per la quale sia facile che ad esempio, il mio partner mi sviluppa una applicazione, me la rende disponibile e io facilmente posso mettere a disposizione dei miei utenti. Quindi anche i meccanismi di deployment sono, diciamo così, sono stati rianalizzati e appunto da essere notevolmente velocizzati. Ma questa nuova piattaforma non dovrà avere, diciamo così, delle facilitazioni solo per quanto riguarda la creazione di applicazioni e il deployment delle stesse. Dovesse essere un qualcosa che sia facile anche da gestire. Uno degli ostacoli maggiori riguardo alla Power Platform è sempre stato l'argomento delle licenze. Quando posso usare che cosa? Connettori standard, connettori premium. Cioè, quindi risulta difficile per gli utenti andare a capire quando è possibile usare che cosa. Quindi, nel disegno, diciamo così, di questa nuova piattaforma si è pensato anche ad un meccanismo diverso sia per la governance sia per il meccanismo delle licenze. Qui Microsoft ha deciso di introdurre
dal settembre di quest'anno, perché l'annuncio è stato fatto all'ultimo Ignite, Project Oakdale. Che cos'è Project Oakdale? Project Oakdale è una piattaforma per disegnare e creare applicazioni direttamente all'interno di Microsoft Teams. Quindi dentro Microsoft Teams io oggi ho la possibilità di creare proprio delle applicazioni, non ho bisogno di altri tool, posso disegnare direttamente l'applicazione in Teams. Quando disegni un'applicazione, io uno degli aspetti che oggi erano molto dibattuti nel mondo delle Power App era dove vengono salvati i dati. Quindi, allora, se volevo fare delle soluzioni economiche, quindi non acquistare, diciamo così, delle licenze di tipo delle licenze più costose, mi appoggiavo ad una base dati che solitamente era SharePoint, perché SharePoint era integrato, il costo delle licenze di SharePoint era integrato in quella di Office 365. Se volevo andare su, ad esempio, su un SQL in Azure, dovevo utilizzare dei connettori premium e quindi avere dei costi maggiori. Oggi all'interno di Oaktail è presente una base dati proprietaria. Cosa si intende? Si intende che praticamente è stato estratto un subset delle funzionalità del Common Data Service ed è stato reso disponibile all'interno di Project Oakdale. Quindi io oggi posso salvarmi all'interno di Project Oakdale. Quindi creami delle tabelle con tutta una serie, diciamo così, di tipologie di dati e quindi ho la possibilità di disegnare l'applicazione e di salvare direttamente i dati ad un livello di back-end. Quindi come si sviluppa la creazione di un'applicazione all'interno di Project Oakdale? Io praticamente ho un App Studio direttamente integrato, esattamente uguale a quello delle Power App. Quindi posso disegnare la mia applicazione esattamente nello stesso modo. Ci sono tutte le tipologie di controllo che io oggi ho a disposizione in Power App, ma il vantaggio che io ho è che non devo agganciare dei connettori diversi, ma posso disegnare direttamente delle tabelle all'interno di quello che è il mio team. Quindi all'interno del mio team io voglio disegnare un'applicazione che mi gestisce l'archivio dei prodotti, posso crearmi la tabella prodotti, come potete vedere nella slide, con tutta una serie, diciamo così, di colonne che rappresentano le caratteristiche del prodotto stesso. Quindi non mi devo più preoccupare anche che qualcuno mi metta a disposizione una base dati, perché questa è già nativamente integrata diciamo così, all'interno di Oakdale. Che cosa, ovviamente, però c'è, come ho detto, in Project Oakdale io ho un subset delle funzionalità del Common Data Services. Per cui come avviene lo sviluppo? Avviene che tutte le volte, la prima volta che io all'interno di un team eseguo Project Oakdale, quindi richiedo lo sviluppo di una, creo una nuova applicazione, praticamente viene creato un nuovo environment, proprio a livello di tenant, con il nome del team stesso. All'interno di questo environment io praticamente ho a disposizione questo Common Data Service ridotto. Infatti, come possiamo vedere dalla slide, diciamo così, ho delle limitazioni anche su quanti dati posso salvare all'interno, diciamo così, di questa base dati. Common Data Service normale, io posso, diciamo così, arrivare fino a 4 terabyte o poi avere delle integrazioni. All'interno del Common Data Service ridotto, legato a Project Oakdale, io posso salvare solamente 1 milione di righe,
che corrispondono all'incirca, questa è una stima, dipende molto anche dal tipo di dato che viene utilizzato nelle tabelle, corrisponde a 2 gigabyte di dati. E poi, come potete, diciamo così, vedere, il Common Data Service ovviamente ha tutta una serie, diciamo così, di feature aggiuntive che in Project Oakdale, essendo ridotto, non sono state aggiunte. Ad esempio, come potete vedere in fondo a questa slide, la ricerca, la possibilità di lavorare offline e in più tutti quelli che sono, diciamo così, i tipi di dati avanzati che oggi sono presenti nel CDS. Ecco, queste, diciamo così, in questa slide vedete proprio la differenza che esiste tra i due mondi. Ma però, se io devo sviluppare appunto delle piccole applicazioni, posso agganciarmi direttamente a Project Oakdale. Per cui io all'interno, diciamo così, di Project Oakdale ho veramente tutto quanto mi serve diciamo così, per sviluppare le mie applicazioni. Quindi ho l'environment all'interno del quale io poi posso, diciamo così, implementare tutte quelle che sono logiche di backup, disaster recovery, eccetera. Quindi posso implementare, diciamo così, all'interno di questo environment tutto quello che è il lifecycle management. Posso gestirmi tutta una serie, diciamo così, di dati, perché ovviamente io non è che devo creare una sola tabella in Project Oakdale, ma posso creare più tabelle e quindi crearmi anche delle relazioni di dati tra le stesse. Posso salvare, diciamo così, anche file, immagini all'interno, diciamo così, di queste tabelle, per cui è una base dati completa. Ovviamente. Come vi dicevo, l'altro, diciamo così, aspetto importante è che all'interno di Project Oakdale, quindi dentro Teams, sono già preconfezionate tutta una serie, diciamo così, di applicazioni, asset inspection, issue reporting, employee IDs, che possono essere già utilizzate da tutti i clienti per poter partire e imparare ad utilizzare Project Oakdale oppure proprio utilizzare queste applicazioni as is per il proprio business. Come dicevamo anche precedentemente, l'altro grosso vantaggio, diciamo così, di avere delle applicazioni realizzate con Project Oakdale è la facilità di deployment. Io con solo, diciamo così, un clic posso rendere disponibile la mia applicazione una volta che l'ho realizzata, posso renderla disponibile su uno o più canali all'interno del mio team, veramente facendo un solo clic. E allo stesso modo posso deployarla, modificarla e pubblicare la nuova versione. Quindi tutto totalmente integrato, come dicevamo, all'interno di Teams. Quindi in questo caso non c'è più neanche bisogno di accedere, diciamo così, a portali di amministrazione per fare, diciamo così, determinate cose, operazioni quindi amministrative. In realtà mi basta fare, diciamo così, un singolo clic sulla mia applicazione, questa è già disponibile per tutti gli utenti. L'altro aspetto fondamentale di Project Oakdale riguarda quella che è la security and governance. Per chi già di voi oggi utilizza la Power Platform, sa che all'interno del Common Data Services sono presenti tutta una serie, diciamo così, di ruoli per gestire tutte le entità presenti nel CDS. Ovviamente Project Oakdale, essendo basato su Teams, ne eredita anche quelli che sono, diciamo così, i ruoli. Quindi non ho più quella complessità di gestire la sicurezza presente oggi nel CDS, ma viene basata su quelli che sono oggi, diciamo così, i ruoli all'interno, diciamo così, di Teams stesso. Quindi avrò owner, member, guest. Quindi sarà molto più facile, diciamo così, gestire
l'accesso ai dati di questo environment basandomi su quelli che sono i ruoli di Teams, quindi in una modalità decisamente più snella rispetto a quanto prevede oggi il Common Data Service, che ovviamente per come è strutturato garantisce una complessità maggiore anche da questo punto di vista. Quindi, in sostanza, come possiamo riassumere Project Oakdale oggi? Project Oakdale oggi è già pronto all'uso per quei clienti che devono gestire all'interno, diciamo così, di Teams un numero di record pari a 1 milione, vogliono delle applicazioni completamente, diciamo così, integrate, diciamo così, in Teams, e poi ovviamente da lì posso utilizzare, diciamo così, tutti quelli che sono le feature della Power Platform, ovviamente legate a tutti quelli che sono i connettori standard. Quindi, se io rientro all'interno di questa casistica, oggi Project Oakdale è pronto per soddisfare le esigenze di tutti i vostri clienti. Ovviamente non tutto rimane coperto da Project Oakdale, in quanto oggi, ad esempio, se io ho bisogno di utilizzare, diciamo così, dei connettori premium che mi vanno su un SAP, su un Oracle, su un SQL, ovviamente in questo caso io non posso più andare ad utilizzare Project Oakdale, ma devo sviluppare le applicazioni esattamente come, cioè con la modalità con cui è stata fatta oggi. L'altro aspetto, se voglio utilizzare, diciamo così, tutte quelle feature presenti nel Common Data Service, quindi la possibilità di gestire la sicurezza in un modo molto, molto più spinto, il fatto di avere dei report molto più dettagliati, la possibilità di lavorare offline, il Common Data Service rappresenta comunque sempre la mia base di atterraggio. Quindi esco da quello che è Project Oakdale. Ma in conclusione, vi ricordo e ci tengo a catalizzare la vostra attenzione su questo, è importante che oggi, per chi vuole iniziare delle applicazioni, questa è un'opportunità pronta per essere utilizzata. Quindi, in conclusione, abbiamo visto che oggi Teams è diventata veramente una piattaforma low code completa, perché non è più necessario avere un qualcosa di esterno, tipo Power App Studio, disegnare l'app, poi integrarla in Team, ovviamente in Power App, magari disegnando anche tutte le base dati, agganciando nello SharePoint e così via. Oggi tutto questo rimane valido, ma avete anche la possibilità di avere tutto integrato all'interno di uno stesso ambiente. Ok, vediamo veramente l'uso di Project Oakdale. Oggi, quando io sono in Teams e ricerco ad esempio Power Up, ok, e visualizzo l'applicazione all'interno di Teams, io ho praticamente questa nuova visualizzazione. Mi dà la possibilità subito di creare un'app all'interno di Teams. Posso selezionare il team direttamente, ad esempio, scelgo Project Oakdale Introduction e faccio Create. Come vedete, l'interfaccia è molto simile a quella di Power App Studio, cioè, ma anche proprio a livello di colori, e poi vedremo anche la disposizione degli oggetti stessi. Vediamo se si carica velocemente. Siamo fiduciosi. No, ritorniamo qua e facciamo create. Questa è sempre la parte bella delle demo. Vediamo se stavolta si
Si carica. Vi chiedo un attimo di pazienza. Ok, vediamo. Allora, vediamo di rilanciare il tutto. Quindi, come dicevo, intanto che si carica, come dicevo, abbiamo la possibilità appunto di creare tutta una serie di applicazioni e l'interfaccia è simile a quella di Power App Studio, né più né meno. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Allora, ok, beh, lui prepara tutto quello che è l'ambiente. Intanto che lui si carica, quello che vi voglio mostrare è che quando io vado a livello di environment, proprio nel portale di amministrazione della Power Platform, come vedete, lui ha creato questo environment che è di tipo Microsoft Teams, quindi è una nuova tipologia di environment all'interno del quale lui va a salvarsi, diciamo così, tutte quelle applicazioni e quei dati legati a questo particolare Teams. Quindi, per ogni volta che io creo un'app in un team diverso, qua vedrò che praticamente viene creato un environment ad hoc. Ok, posso scegliere il nome della mia applicazione. Save. Lui, come diciamo così, come layout dell'applicazione, mi propone, diciamo così, un semplice form nella quale io ho un elenco più un form di dettaglio. A questo punto, quello che io posso fare è andare ad aggiungere i dati, quindi legandomi a una tabella già esistente, oppure posso creare una nuova tabella legata a quello che è l'esigenza della mia applicazione in quel momento. Quindi creo la mia tabella, gli do il nome, mi si apre una nuova interfaccia dove viene mostrato, io ho già una colonna name che diciamo così di tipo obbligatoria, ma ad esempio poi posso andare ad aggiungere tutta un'altra serie di colonne, ad esempio il product type di tipo choice, posso scegliere diverse opzioni, posso cambiare anche il colore delle varie choice. Ok, create, ho delle colonne ad esempio di tipo numerico. Quindi, ad esempio, voglio che il minimum value è 0 e qua voglio arrivare a 10.000. Quindi ho delle colonne anche di tipo, ad esempio, yes, no. Quindi avete, diciamo così, tutta quella che è la vostra tabella. È automaticamente, diciamo così, salvata. Quindi la chiudo, viene automaticamente agganciata a quella che è la vostra applicazione. In questo modo. Ok, a questo punto io posso, diciamo così, fare una, ad esempio, name. Possiamo mettere il product type esattamente come succede nelle Power App. Ok, a questo punto io ho, come in Power App, ho diciamo così la possibilità di creare un nuovo prodotto. È un hardware
costa 200 euro e poi available è yes. Lo posso salvare direttamente. Adesso a parte quest'errore, però come potete vedere io ho già a disposizione tutti quelli che sono, diciamo così, i miei form e la possibilità, come vi dicevo, di andare, diciamo così, a introdurre tutti quelli che sono i classici controlli di Power Up. Quindi posso salvarla e poi con un singolo clic, adesso che vi mostro dopo il salvataggio, posso andare, diciamo così, a pubblicarla all'interno del team della quale l'ho creato, quindi Project Oak della Introduction, all'interno di uno dei canali presenti all'interno di questo Teams. Ora vi faccio vedere meglio il tutto all'interno di un'applicazione che io avevo già creato. Quindi era questa. Quindi perché poi ovviamente io posso rieditare quelle che sono le mie applicazioni e apportare tutte le modifiche necessarie. Quindi posso creare la mia applicazione, attraverso quel bottone posso, diciamo così, andare a deployarla direttamente all'interno del mio Teams. Vi chiedo perdono per la lentezza oggi dell'ambiente, vi assicuro che non è sempre così. Ok, ce la facciamo. Così almeno vi mostro anche come viene completato il processo, diciamo così, di deployment della mia applicazione. Perché appunto all'interno di un'applicazione io poi posso, diciamo così, andare a costruirmi, cioè cambiare layout, introdurre nuovi controlli tipo le immagini, quindi non utilizzare solo quelli che l'applicazione base mi mette a disposizione, ma posso ovviamente integrarla con tutti quelli che sono i classici controlli. Quindi qua posso appunto fare publish su Publish to Teams, seleziono, diciamo così, il canale all'interno del quale fare il deployment. Io ad esempio voglio metterla ad esempio in general. Posso fare save and close. A questo punto, se vado all'interno del mio Teams e vado, diciamo così, proprio oggi non è giornata, la ripubblichiamo. Non mi ha preso il save. Però vedete, cioè proprio la facilità, cioè è proprio tutta l'integrazione che viene fatta all'interno, diciamo così, cioè proprio di Teams. Come vedete, non esco mai da Teams per, diciamo così, rendere fruibili le mie applicazioni. Ok, vediamo se adesso la vediamo. Eccola qua. Questa è la mia applicazione che io ho creato all'interno di Project Oakdale. E quindi questa è una normalissima integrazione, diciamo così, delle mie Power App all'interno di Teams. Ritorno un attimo sull'ambiente e vi faccio vedere che, ad esempio, se visualizza tutto il contenuto, io posso vedere tutte quelle che sono le mie applicazioni legate al mio team, sia tutte quelle che sono le tabelle in esso contenute. Ovviamente tutte le mie applicazioni possono usare
tutti i dati presenti all'interno di queste tabelle. Per cui è veramente oggi un ambiente totalmente integrato. Inoltre, e qua torno un attimo sulla mia presentazione, oggi è possibile anche sfruttare tutta una serie di oggetti presenti in Teams per migliorare anche quello che è, diciamo così, l'integrazione delle applicazioni all'interno appunto di Team stesso. Ad esempio, io all'interno delle applicazioni posso avere, diciamo, ho tutta una serie di oggetti che ad esempio mi recuperano qual è il tema del team, oppure posso recuperarmi alcune proprietà che possono essere, ad esempio, il nome del canale all'interno della quale l'applicazione è stata deployata. In sostanza, che cos'ho? Ho praticamente una serie di variabili di contesto che sono oggi supportate all'interno, diciamo così, di Teams, che mi consentono di fare che cosa? Di magari di dare dei comportamenti diversi all'applicazione a seconda di dove viene deployata. Uno dei casi più comuni, ad esempio, se l'applicazione viene deployata in un canale pubblico, allora magari mostra certe informazioni. O se viene, diciamo così, utilizzata per un canale privato, mostra un subset di tutte quelle che sono le informazioni, o viceversa. Quindi, in sostanza, che cosa ho? Ho che a seconda del contesto dove sono, io posso dare alla mia applicazione un comportamento differente. Questo aiuta molto in quella che è la cosiddetta riusabilità delle applicazioni. Cioè, io non sono costretto a definire più applicazioni per canali differenti, ad esempio, ma posso utilizzare la stessa e utilizzare queste parametri di contesto per differenziare il comportamento dell'applicazione stessa. Vi faccio vedere anche in questo caso un esempio. Io, ad esempio, ho questa semplice applicazione che poi viene utilizzata all'interno di questo Teams. Sample from app, vedete, context bar Teams application. Quindi in questo caso io ho un canale pubblico e un canale privato. Se adesso clicchiamo su qua del canale pubblico, vedete che l'applicazione non fa niente, recupera solo le informazioni del contesto stesso. Vedete, mi dice che il canale pubblico, la sorgente è un tab all'interno di Teams, l'host client è il web, quindi sto consumando via web, e il tema è quello di default. Ovviamente, se vado sul canale privato, ovviamente mi dice che il channel type è privato e ovviamente tutte le altre informazioni sono le stesse, ma magari posso utilizzare questo parametro per differenziare quello che è il comportamento della mia applicazione. Quindi il tutto è molto semplice. Vedete che, ad esempio, io ho già questo parametro channel type, quindi sono tutti documentati e man mano ne vengono aggiunti il source, l'host client type, quindi sono già, diciamo così, delle variabili preconfezionate che io posso utilizzare per differenziare quello che è il contesto della mia applicazione. Ok, bene, io avrei finito il mio intervento se, e sono a disposizione se ci sono domande. Ciao Marco, mi Ciao. senti? Sì, ti Allora, sento. sì, abbiamo delle domande per te. La prima Ottimo. è se ci sono risorse che mostrano a livello pratico l'utilizzo di Power Platform for Teams. Quindi penso che intendano esempi, risorse che mostrano a livello pratico l'utilizzo.
Allora, ci sono dei siti pubblici, cioè i classici doc Microsoft.com, che danno, diciamo così, quelle che sono le linee guida. Poi ci sono, diciamo così, degli altri siti. Si possono, ad esempio, scaricare anche, creare quei tenant di demo che Microsoft mette a disposizione, dove ovviamente ci sono già anche delle applicazioni preconfezionate ed anche delle customizzazioni all'interno, diciamo così, di canali di Teams, con la Power Platform, quindi App, Flow e Power BI. Ok, un'altra domanda che ci viene posta è se è possibile esportare ed importare le app da un ambiente all'altro come in Power App Standard. Per Project Oakdale? No, al momento no. Ok, l'altra è se è possibile esportare i dati della tabella dentro Oakdale verso Excel o SharePoint o altro. Allora, si possono fare delle estrazioni, questo sì. Cioè le tabelle di Oakdale alla fine sono come se fosse un common data service a tutti gli effetti, quindi in quel caso comunque si possono fare delle estrazioni. Al momento, cioè ovviamente non c'è, diciamo così, oggi un connettore nativo, se posso usare questo termine. Ok, c'è qualcosa che comunque va gestito, però ovviamente essendo delle tabelle presenti su un Common Data Service, ovviamente le posso esportare questi dati. Ok, queste erano le domande che, riassumendo, sono quelle più ricorrenti che ci hanno fatto, quindi Va bene. la sessione sembra aver interessato molto chi ha seguito. Bene, poi cioè, chi volesse poi può, diciamo così, contattarmi diciamo così, o sui social oppure al mio indirizzo mail con tutte le domande e curiosità del caso. Ok, allora non mi resta che ringraziarti e invitare Grazie. tutti a seguire le altre sessioni che ci sono dopo. Grazie a voi per l'opportunità e per l'occasione di aver potuto essere qui con voi in questo evento. Saluto Ok, tutti. ciao Marco, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.